Sono Andrea Benedetti, The Power. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 3 anni, quindi molto presto, perché mio papà allenava la squadra del Villa Guardia, il paese in cui abito. Me lo portavo sempre dietro a vedere gli allenamenti, facevo allenamento, comunque ho sempre corso dietro il pallone da quando ero piccolino, mi è sempre piaciuto il calcio. Mi ha fatto attaccare molto allo sport del calcio. È un ragazzo che ha delle ottime doti tecniche, è un ragazzo che ha un'ottima struttura fisica e in campo lascia sempre segno perché è un giocatore che è capace anche di fare la differenza. 3 anni fa, quando ero al Como, facevo il terzino destro. Poi a Renate, l'anno scorso, mi hanno spostato esterno alto di destra e poi a gennaio, quando sono venuto qua all'Inter, mi hanno spostato a mezzala. I compagni lo cercano spesso in campo perché è un giocatore che è capace di puntare l'avversario, di saltare gli avversari nell'uno contro uno e nella metà campo avversaria. Questa è una dote fondamentale. La prima volta che ho indossato la maglia dell'Inter in campionato è stato l'anno scorso, dove ho giocato 5 minuti contro il Milan. E quindi ho capito subito l'importanza di questa maglia e in questo periodo sto sviluppando sempre un attaccamento di più, maggiore alla maglia. Ho un orgoglio indossarla perché comunque non tutti possono indossare questa maglia, penso che chiunque la vorrebbe indossare. Il mio ricordo più bello da quando sono all'Inter sono state le finali di campionato, dove praticamente non ho giocato per tutta la stagione e sono entrato in semifinale, sono riuscito a fare un gol con l'Atalanta. Gnonto, cross in mezzo! Gol dell'Inter con Benedetti, 2-1, e tutta un'altra partita adesso. E poi in finale una doppietta con la Juve, quindi è stato molto bello sia per me che per la squadra. Gnonto, questa volta sulla sinistra. Si inserisce Benedetti in area, Benedetti a spazio, calcia con il destro, la mette sul palo lontano, Inter in vantaggio con Benedetti che dopo il gol in semifinale ci ha preso gusto. Al 17° minuto, Inter 1, Juventus 0 con il gol di Andrea Benedetti. I nerazzurri sono un passo dallo scudetto. Benedetti cerca il destro, mamma che gol, 5-0 Inter, bolide di Benedetti, doppietta per lui. Il secondo è stato bellissimo come gesto tecnico, come tutto quanto, ma il primo è stato proprio bellissimo perché è stato, non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo neanche che giocasse addirittura, quindi trovarselo in campo titolare e vedergli far gol è stato un'emozione fortissima. Poi l'ho vista in televisione e quindi sembrava di vedere ancora qualcosa di più grande ancora. Mi auguro per mio figlio che vada avanti, che insegua il suo sogno, che raggiunge tutti i suoi obiettivi, che si realizza nella vita, è quello che posso sperare per lui. Noi da genitori ci siamo, lo sosteniamo. I consigli che darei ad Andrea è appunto rimanere sempre umile, perché non pensare di essere già arrivato, perché è comunque presto e non si sa mai se poi arriverà. Rimanere umile con i piedi per terra, di continuare a impegnarsi, cercare sempre di migliorarsi, di divertirsi soprattutto, perché il calcio è divertimento. Se non si diverte è inutile che vada avanti, secondo me. Il mio sogno è diventare un calciatore professionista.